dinobita! Tanto è inutile che scappi! Ma figurati, non ci penso nemmeno! Adesso io ti rompo! Tira, no, di qua! Sei in trappola! Dove è finito? Non può essersi volatilizzato. Dai, vieni, andiamo a cercarlo da questa parte. Va bene. Non è giusto, se abbiamo perso è perché Gian ha permesso agli avversari di fare troppi punti. Questa volta non è stata colpa mia se non siamo riusciti a vincere. È assurdo, dove si sarà cacciato? Lo conosco troppo bene e so che non può essere andato molto lontano. Ho un'idea, dividiamoci e cerchiamolo. Va bene. Accidenti, ora che faccio? Ciao Doraemon! Salve, ciao Nobita, come va? Oh? Scusa, ma il mio pupazzetto protettore mi sta dicendo che devo sbrigarmi. Oh, ma di che cosa stai parlando? Ehi, aspetta! Via, show! Lasciate in pace la mia piccola amicia, brutti corvacci che non siete altro! Puoi stare tranquilla, piccola, adesso sei salva. Meno male, sono arrivato in tempo. Complimenti, sei stato proprio in gamba. Però come facevi a sapere che Mi-chan era in pericolo? È merito del mio pupazzetto protettore. E che cosa sarebbe? Questo qui. Quando esprimi un desiderio, il pupazzetto protettore farà di tutto per esaudirlo. Interessante, e tu che cosa gli avevi chiesto? Semplicemente se poteva aiutarmi a fare colpo su Mi-chan in modo che si innamorasse di me. E come puoi vedere ha funzionato. Gian e Suneo sono arrabbiati con me perché abbiamo perso e mi stanno cercando dappertutto. Potresti prestarmelo un attimo? No, in realtà ogni volta che ti presto qualcosa poi tu riesci a cacciarti in qualche terribile guaio. E tu abbandoneresti un amico nei guai. Ma cosa dici? Questo non lo farai mai e poi mai. Come? Hai paura che torni nei corvi e vorresti che ti accompagnassi? Ma certo, con piacere. Non preoccuparti, ti scorterò fino alla porta di casa. Ecco, vedi, con Mi-chan sei sempre disponibile, con me invece no. Lo sapevo, non mi vuoi più bene. D'accordo, mi hai convinto, prendilo. Grazie mille. Coraggio, piccola, adesso andiamo. Ci vediamo dopo. Ok. Ascolta, ho bisogno del tuo aiuto. Vorrei riuscire a tornare a casa sano e salvo senza incontrare Gian e Suneo. Ok, tranquillo, ci penso io. Procedi dritto per questa strada. Va bene. No, fermati. Perché? Nasconditi tra quei sacchi della spazzatura. No. Ti consiglio di sbrigarti. D'accordo. Chissà dove sarà andato a cacciarsi Nobita. Me la sono vista brutta. Ah, eccoti qui. Subito. Fermati. Non fatta che sia volte, ora ti rompo. Ormai non è più via di scappo. Dai, entra in questo giardino. Torna qui. Si è volatilizzato un'altra volta. Hai ragione, ma deve essere per forza nei paraggi. Ecco dove sei nascosto. Su, avanti, vieni fuori. Bene, via libera. Grazie, pupazzetto protettore. Che bello, posso tornarmene a casa. No, fermo. Se lo aspettiamo qui davanti vedrai che lo prenderemo di sicuro. Oh no, accidenti, quei due si sono piazzati proprio davanti a casa mia. Che cosa faccio? Abbi pazienza, devi aspettare. Comincio a essere stufo, quando arriva? Ciao ragazzi, state aspettando Nobita? Buongiorno signora Nobi. Devo farle i miei complimenti, è sempre elegante. Grazie Suneo, sei troppo gentile. Entra in casa con tua madre. Giusto, ottima idea. Ciao mamma, dai a me la spesa. Ti ringrazio caro, mi fai un piacere. Ci vediamo ragazzi, buon pomeriggio. Questa volta me la pagherò molto cara. Ne risuoneremo di santa ragione. Non deve passarla liscia. Lo ridurremo in polpette. Evviva, ce l'ho fatta. Ed è tutto merito tuo, pupazzetto. Grazie infinite. Figurati. Aspetta, chissà se c'è qualcos'altro per cui potresti aiutarmi. Ma certo, mi piacerebbe tanto avere qualche spicciolo in più da spendere. Tranquillo, lascia fare a me. Ritira il bucato e portalo alla mamma. Subito. Nobita, ma che cosa stai facendo? I panni non si sono ancora asciugati. Ma veramente? Tu non ne fai mai una giusta. Caspita.
Aspetta, che acquazzone, non me l'aspettavo. Hai visto? Ho fatto bene allora. Sei stato bravissimo, ti darò una mancetta. Evviva, evviva! Sei il migliore, mi dai sempre i consigli giusti. Devi stare più attenta a non cadere, però. Che forte, vediamo un po', posso chiederti qualcos'altro adesso? Sì, ci sono, voglio diventare il migliore amico di Shizuka. Ok, stai tranquillo, lascia fare a me. Spiegami, che cosa dovrò fare quando la incontro? Abbi un po' di pazienza. Oh, bene, eccola. Che cosa fa? Sbrigati, devi saltare nel fiume. Agli ordini. Stai attento, Nobita. Forza, continua a camminare. E questa che cos'è? Bravo, l'hai trovata. Ho capito. Ehi, Shizuka, per caso stavi cercando questa? Sì. Ecco, prendila. Me l'ha regalata mio papà e ci sono molto affezionata. Grazie per averla recuperata, ma come sapevi che l'avevo persa? Ah, beh, ecco, io so tutto di te perché siamo ottimi amici, no? Oh, come mi dispiace, per prenderla ti sei bagnato tutto. No, non preoccuparti, per te farei questo e altro. E se avessi bisogno di qualcosa, sai che puoi contare su di me. Ciao, ciao! Sei il mio migliore amico, Nobita! Grazie ai tuoi preziosi consigli, pensi che d'ora in poi Shizuka mi guarderà con occhi diversi? Lascia fare a me, lascia fare a me! Spero tanto che mi aiuterai ancora. E poi chissà. Come sono felice, mi fa molto piacere che tu provi questi sentimenti per me. Quanto mi piacerebbe! Allora, c'è qualcos'altro che potrei fare? Ma sì, certo, lascia fare a me, prendi una saponetta e corri subito da lei! Ok, vado! Aspettami, Shizuka, sta arrivando! Mamma, mi porti una saponetta? Ciao, ecco la saponetta! No! Ma guarda che figura mi hai fatto fare, così adesso mi detesta e non mi vorrà più vedere! Nobita! Eh? Ciao, Doraemon! Sono venuta ad avvertirti, ho visto Gian ed è arrabbiatissimo con te, ti sta cercando dappertutto! È vero, me ne ero dimenticato! Tranquillo, lascia fare a me! Rimedierò al mio errore! D'accordo, ti darò un'altra possibilità! Lascia fare a me, torna per la strada da cui sei venuto! Ciao, ci vediamo più tardi, adesso devo andare! Speriamo che non combini guai! Ma no, andrà tutto bene, è in compagnia del pupazzetto protettore! Sempre dritto, sempre dritto! Scusa, ma questo non è il negozio di Gian? Sì, esatto, avanti, entra! Ok, come vuoi, salve! Oh, ciao, Nobita, come va? Tutto bene, grazie! Se cerchi Gian, adesso non c'è! Pazienza, non importa! Ma come? Non è rivenuto per lui? Comunque sia, tornerà presto! Ho capito, finché sono con sua madre sono al sicuro! Ciao, sono tornato! E tu cosa fai qui? No, aspetti, ecco, lasci che l'aiuti! Come sei gentile! Coraggio, Gian, non rimanere lì impalato! Vieni subito a darmi una mano! Sì, mamma, arrivo! Tanto prima o poi te la farò pagare cara! Perché parli sottovoce? Oh, niente, cose da ragazzi! Ecco fatto, è tutto sistemato! Ho finito anch'io, gli scaffali sono a posto! Grazie mille, ragazzi, ottimo lavoro! Coraggio, Nobita, andiamo adesso, ti accompagno a casa! Che cosa devo fare? Niente, rimani qui! Ora che ci penso, potrei fermarmi qui ancora un pochino? Mi farebbe molto piacere, anzi, perché non rimani a cena? Certo, volentieri! Pronto? Qui è casa Nobi. Oh, sì, buonasera, signora. Che cosa desidera? Cosa? Nobita rimane a cena da voi. La ringrazio per averlo invitato. D'accordo, presto. Cos'è successo? Dov'è Nobita? Ha appena telefonato la mamma di Gian dicendo che stasera rimarrà a cena a casa loro. Come? Rimani a casa di Gian? Perché non mangi, Nobita? Per caso c'è qualcosa che non va? No, tutto bene. È che purtroppo, se penso che Gian potrebbe suonarmele da un momento all'altro, mi passa del tutto l'appetito. Come hai detto? No, è che tutto è molto buono. Mi raccomando, non fare altri scherzi. Ricorda che dobbiamo parlare di una certa cosa dopo cena. Mi spiace, ma io non ho niente da dirti. Mamma, ho finito. Bene. Gian, aiuta tua sorella a sparecchiare.
È un vero peccato che oggi abbiamo perso la partita, amico. Don Vita, se vuoi puoi fare qui il bagno prima di andare a casa. Giusto, ottima idea, possiamo farlo insieme. Ci penso io a darti una bella strigliata prima di riaccompagnarti a casa, che ne dici? No, ne faccio a meno. Ora che ci penso, se vuoi puoi rimanere anche a dormire. Ottimo, rimani qui a dormire. Pupazzetto, per quanto tempo mi conviene rimanere ancora qui? Direi per l'eternità. Si può sapere che cosa hai da mormorare tra te e te? Scusi, signora. Sì, che cosa c'è? Io la prego, la supplico, la imploro, venga di sopra a fare il bagno con me. Ma che cosa stai dicendo? Insolente, ma chi ti ha insegnato l'educazione? No, lasciami, lasciami in pace, io voglio stare con non tua mamma. Non ci si comporta così in casa. Voglio vedere come farà stavolta. Per il pupazzetto tirare fuori Nobita dai guai non sarà facile. Aiuti, la prego. Il dispositivo delle esperienze! Ehi, Shizuka, fermati, aspettami! Oh, ciao, Nobita, hai un'aria particolarmente allegra oggi, come mai? Sì, è vero, i miei genitori e io andremo a fare una bella gita in un ranch. Caspita, è meraviglioso, quando torni mi devi raccontare tutto. Ah, a proposito, tu sei appena tornata da una vacanza alle isole Hawaii insieme alla tua famiglia. Raccontami com'è andata, ti sei divertita. È stato davvero fantastico, ho visto dei posti straordinari. Che bello, a presto. Ciao, ciao. Chissà se papà è già tornato a casa. Ciao, mamma. È un peccato che tu non possa liberarti. Ci tenevamo così tanto a fare questa gita tutti insieme e invece... Cosa? Certo, capisco, ci vediamo dopo. Ti prego, mamma, non mi dire che papà non può più venire. Purtroppo in ufficio gli hanno dato un lavoro urgente da sbrigare e quindi vorrebbe rimandare la gita. No, questo non è giusto. Non vedevo l'ora di partire. Adesso che cosa racconterò ai miei compagni? Smettila con i capricci, il lavoro di tuo padre è più importante. Anche Doraemon sarà molto triste quando glielo dirò. Sembra molto gustoso. Doraemon, devo dirti una cosa. Non capita spesso un'occasione come questa. Si può sapere che cosa stai combinando? Ora devo fare una piccola pausa. Ti comporti in modo strano. Che delizia! Insomma, mi ascolti? Era tutto squisito, ma basta. Ehi, Doraemon, sto parlando con te, mi hai sentito? Ciao, Nobita, sei tu? Cos'è quell'aggeggio? Parli di questo, è il dispositivo delle esperienze. E a che cosa serve? Erano proprio buoni, ora prendo un po' di te. Questo deve essere l'interruttore. Cosa succederà se lo indosso? Una montagna di merendine! Ma qui non c'è niente. Eccole di nuovo! Compaiono quando chiudo gli occhi. Le faccio le mie congratulazioni, signore. Può mangiare tutte le merendine. Sono ancora belle calde. Coraggio, non si faccia pregare. Allora comincio. Che buone! Bene, sono felice che le piacciano. Sono pieno, erano davvero squisite. Lo sai che non dovresti usare le mie cose. Che bella esperienza. Che strano, però, mi sono ritrovato all'improvviso a mangiare una montagna di merendine proprio come stavi facendo tu poco fa. Succede quando si sceglie di provare l'esperienza del concorso mangia bomboloni a volontà. Vuoi dire che grazie a quel dispositivo abbiamo condiviso qualcosa? Esatto, proprio così. Questo ciuschi è in grado di riprodurre le esperienze delle persone in modo che qualcun altro possa riviverle in qualsiasi momento la voglia. Adesso ho capito che cosa serve. È vero che me lo presti per un pochino? No, non perdiamo tempo. Adesso dobbiamo prepararci per la gita. Purtroppo papà ha telefonato perché ha del lavoro da finire, quindi la gita è stata rimandata. Cosa? Dici davvero? Non è giusto. È quello che ho detto anch'io. Dai, mi presti quel meraviglioso ciuschi, per favore. Visto che purtroppo il programma è saltato, ti concedo di divertirti con il mio dispositivo delle esperienze. Tieni. Che bello, ti ringrazio. All'interno c'è un microchip di memoria che ti servirà per registrare le tue esperienze e anche quelle dei tuoi amici. Potrei usarlo per rivivere la vacanza che Shizuka ha fatto con la sua famiglia alle Hawaii. Certo, dovrai soltanto farle indossare il dispositivo sulla testa e farle ricordare quello che ha vissuto. Benissimo, prima però faccio un po' di pratica con la mamma. Mamma, mi fai un favore? Sì, dimmi pure. Vorrei tanto registrare un tuo ricordo recente, un ricordo che sia felice.
D'accordo, caro. Ecco, devi metterti questo sulla fronte e pensare intensamente. Ecco fatto, può bastare. Pensavo fosse una cosa più complicata. Allora, ce l'hai fatta? Penso di sì, ora controllo subito. Oh, signora, questo taglio la ringiovanisce moltissimo. La scambieranno per un'alunna delle superiori. Ma se sono un bambino delle elementari? Ora nessuno potrà credere che ha un figlio che va già alla scuola elementare. Tutto merito suo. Quando andrò da qualche parte insieme a mio figlio, la gente penserà che siamo fratello e sorella. Che c'è da ridere? Questa esperienza non è adatta a te. Non mi interessa. Adesso vado a casa di Shizuka e registro la sua vacanza alle Hawaii. Con questa ciuschi è possibile registrare i tuoi ricordi della vacanza che hai fatto con i tuoi genitori. Vuoi provare? Sì, perché no? Tanto devo solo ripensare a ciò che ho fatto. Non vedo l'ora. L'oceano era di smeraldo e mentre nuotavo avevo la sensazione che tutti i pesci fossero diventati miei amici. Anche se non so nuotare, con i ricordi di Shizuka sarà come se ne fossi capace. Grazie mille, sei un'amica. Non ce la faccio ad aspettare, mi fermo qui al parco, voglio provarlo subito. Ah, sento il profumo del mare. Ah, che divertente, che bello! Sembra tutto delizioso. Si mangia, buon appetito. Questa è un'esperienza che rivivrei ogni giorno senza stancarmi. Allà, signorina, coraggio, piccola, vieni a ballare insieme a noi. Che imbarazzo! Che meraviglia! Allora, gente, vi state divertendo? No, ragazzi, non è come pensate! Che vergogna! Un giorno ho accompagnato mio padre al porto dove è attraccato il nostro yacht. Così abbiamo deciso di fare una lunghissima crociera. È stata un'esperienza straordinaria. Ottima! Ho appena registrato tutto ciò che hai vissuto in crociera. Cioè, che intendi dire? Ora ti spiego. Ho registrato quello che hai fatto a bordo dello yacht in un chip di memoria. Così, grazie a questo dispositivo, potrò rivivere anch'io la tua esperienza. Anzi, non mi va di aspettare, lo faccio immediatamente. Cosa? Ehi, novità, dopo faresti provare anche me? Sì, certo, volentieri. Accipicchia, che imbarcazioni lussuose. Ehi, mamma, non avevamo deciso di noleggiare un vero yacht. Mi spiace, sarebbe stato troppo costoso. E non potevamo permetterci niente di meglio di questa bagnarola a pedali. Purtroppo no, mio caro. Aiuto, mamma, stiamo imbarcando acqua, che succede? Presto, usate quello segno. Mamma, papà, coraggio, perché non mi date una mano anche voi? Affonderemo. Oh, sono tutto bagnato, guarda. Non sembra affatto la storia che ci ha raccontato lui. Ragazzi, cos'è successo a Suneo? Ah, non preoccuparti. A proposito, nel tuo ciuschi non avresti per caso qualche esperienza interessante già registrata? Certo che le ho, che domande. Ottimo, allora fammi vivere la più bella in assoluto. Che cosa ne dici di andare direttamente nel 22° secolo e accompagnare la squadra di astronauti nell'avventura nello spazio? Premo il pulsante della superaccelerazione. Così renderò l'esperienza che stai per vivere ancora più emozionante. Ecco, tieni. Ah, non vedo l'ora di provarla. Ecco il pianeta molto, molto lontano. Guasto al motore. Effettueremo un atterraggio d'emergenza. State seduti e allacciate le cinture. Tenersi pronti all'impatto. Che cosa? Mi sta venendo paura. La procedura ha funzionato. Possiamo iniziare le ricerche che avevamo programmato. Agli ordini. Questa esperienza è spaventosa. Non possiamo sapere che creature troveremo, quindi state attenti. Oh.
tua pistola spaziale! Non ho la più pallida idea di come si usi! Nobita, credo di aver scelto un'esperienza un po' troppo forte per te. Sembrava spaventosa. Davvero terribile. Nobita? Come stai, John? Ho incontrato Suneo e mi ha detto che hai un ciuschi molto divertente. Voglio provare anch'io un'esperienza vissuta da un altro. Ma dire il vero? Ok, non preoccuparti, puoi prestarglielo. Mi piacerebbe che fosse qualcosa vissuto da te, ma interessante, d'accordo? Avrei bisogno di un po' di tempo per pensarci. Su, Nobita, pensa a qualche tuo ricordo divertente. Va bene, ci provo. Vediamo, cosa posso pensare? Mi stai dicendo che vuoi disobbedire ai miei ordini, brutto babbeo? Perché ci stai mettendo tanto? Dammelo e basta! Adesso che cosa devo fare? Ah, forse devo premere questo pulsante. È il pulsante della superaccelerazione! Ti prego, fermati, così mi fai male! Tanto non la passerai, liscia! Prendi questo! Per favore, John, perdonami! Che cosa sta succedendo? Sta rivivendo quello a cui pensavi prima di dargli il ciuschi, ma con la superaccelerazione. Oh, che forte! Basta, mi arrendo, non ne posso più, pietà! Chissà se questa brutta esperienza lo farà riflettere un po'.